Siamo molto felici di avervi. Questo progetto Teatro Incontro, voluto fortemente dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese che lo finanzia, dal Centro Servizi del Volontariato Lavops di Sondrio, dall'Associazione Culturale per la Formazione Giovanile Spartiacque, è nato 10 anni fa. Favorire una crescita valoriale dei giovani potenziando le loro capacità relazionali di espressione di sé e di relazione interpersonale, promuovendo contestualmente i principi della cittadinanza attiva e del volontariato come la solidarietà, l'attenzione alle fasce più deboli, l'integrazione e la coesione sociale. Questo è l'obiettivo di Teatro Incontro, progetto sostenuto da 10 anni dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, spinta dalla convinzione che il teatro con l'educazione aiutino la persona a realizzarsi singolarmente, ma anche sotto il profilo sociale. È un progetto che sosteniamo ormai da 10 anni, dal 2007, un progetto nel quale abbiamo creduto fortemente fin da subito, perché l'utilizzo dello strumento del teatro per il benessere dei giovani, per la loro espressione, per il miglioramento della loro comunicazione è secondo noi uno strumento efficacissimo. Quindi per noi è un progetto di tipo formativo ed educativo che ben si integra con le iniziative che la Fondazione porta avanti ormai dal 2004 a favore dei nostri giovani, in particolare dei giovani della provincia di Sondrio. Quindi non solo orientamento, ma anche formazione e formazione anche di una cultura, di una educazione civica, di un agire cooperativo, di un agire nell'ambito anche del volontariato e quindi per un miglior benessere anche all'interno del sistema scolastico, perché poi questi progetti comunque vedono la partecipazione fondamentale anche delle scuole. A portare in scena al teatro sociale lo spettacolo frutto di un libero adattamento Dagli uccelli di Aristofane, oltre 150 studenti delle scuole superiori della provincia di Sondrio che con entusiasmo e creatività hanno incantato il folto pubblico presente alle rappresentazioni. Teatro Incontro, innanzitutto sono il mio secondo e ultimo anno perché anch'io sono in quinta, è sicuramente un'esperienza unica. Perché appunto arrivare qui con un progetto e anche tanto tempo anche di lavoro è veramente qualcosa anche di gratificante e aiuta tanto anche a trovare un'interiorità che magari nella vita di tutti i giorni rimane sconosciuta. Cosa hai provato sul palco questa mattina? Mamma mia, riuscire a dire la parola è difficile, si prova sempre tantissime emozioni, tantissima energia, tantissimo cuore. Tante emozioni belle, non ho provato ansia, anzi ero solo contenta perché stavo con altri ragazzi che molti li ho conosciuti appunto a teatro, con cui ho creato anche dei legami forti e belli e quindi io pensavo solo a divertirmi, perché alla fine è questo, divertirsi bene su un palco, e questo grazie a Mira che ha fatto anche un gran bel lavoro con noi e ci aiuta anche a crescere dentro molto. Un giudizio sullo spettacolo, da chi l'ha vissuto in prima persona? Un giudizio? Beh, credo, spero sia venuto bene e a mio parere abbiamo dato quel che dovevamo dare, quindi spero si siano divertiti comunque i ragazzi che sono venuti a vederci e nelle repliche proveremo a fare lo stesso. Cosa dà a te stare su questo palcoscenico? Soddisfazione, forse. Anche solo perché sono diventato più estroverso da quando ho iniziato, sono al quarto anno e è anche più facile trovare amici. Per me, come tutti gli anni, è un'emozione, questo è il mio quarto e ultimo anno e veramente è un piacere salire sul palco e riuscire a sfogare quello che ho dentro, che la rabbia è tanta. Quindi un grazie al teatro. Cosa ti senti di dire a chi ha permesso in questi 10 anni a Teatro Incontro di andare in scena?
Beh, la prima parola che mi viene in mente è sicuramente grazie, e è anche una speranza per continuare in un futuro così, perché è un'attività anche che aiuta tantissimo e sicuramente ne vale la pena farla. Adesso andiamo a vedere se Ucupa e i suoi servitori ci hanno preparato qualcosa di decente. Un lavoro frutto della partecipazione da parte dei ragazzi a laboratori teatrali di 20 ore ciascuno, realizzati a Sondrio, Tirano e Morbegno, curati da Mira Andriolo, Elena Riva, Elisa Tam, con la collaborazione dei docenti Vittorio Loverso e Valeria Grassi. Il tema al centro di questa nuova edizione è il festeggiamento dei 10 anni di Teatro Incontro, i 10 anni che ci siamo, e quindi volevamo portare in scena un testo di teatro classico, greco, 2400 anni, che questi uccelli di Aristofane viene rifatto. E poi abbiamo cercato, proprio per celebrare, come dire, il teatro che nasce in Grecia, e poi abbiamo cercato un testo che avesse però degli agganci con l'attualità, e perciò questi uccelli ci sembrava fantastico, perché in tempi così difficili, in cui si sente, come dire, delle tensioni crescenti e paure di populismi e chissà derive di... Insomma, un testo del genere può mettere in guardia, può far riflettere, ci possiamo guardare un po' allo specchio. Il suo giudizio rispetto all'interpretazione dei ragazzi, 150 ragazzi su questo palcoscenico, tantissimi. Io sono commossa, perché questi ragazzi sono straordinari. Tutte le volte quando arriviamo sembra miracoloso, fino al giorno prima non si sa come va, eppure ce la fanno, danno tutto se stessi, lo fanno con una passione che è commovente, e fa bene lavorare con loro, perché ti tengono vivo e ti fanno sperare in un futuro migliore. Quindi io sono loro profondamente grata, nonostante tutte le faticacce che facciamo oggettivamente per arrivare a questo punto. Però è proprio bellissimo, è bellissimo che loro imparino, anche parlano tanto di emozioni anche nelle interviste, no? Ma a controllare queste emozioni e a dar forma e a tirare fuori qualcosa che non è solo di pancia, no? Ma qualcosa mediato dalla ragione, dall'approfondimento, dallo studio, dalla creatività, che prende forma di bellezza. Io credo che la bellezza è l'antidoto oggi per una società violenta e spesso volgare, che perde i valori. Dobbiamo ritrovare il senso profondo della bellezza. Voglio ringraziare profondamente i professori che hanno lavorato con me, perché sono stati eccezionali, hanno fatto un lavoro enorme, e questi insegnanti meritano di essere proprio stimati e apprezzati per quello che fanno per questi giovani. Teatro Incontro, un progetto nato nel 2007 grazie alla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese e al Centro di Servizio per il Volontariato LAVOPS. Negli anni si sono aggiunti altri partner: il Centro di Promozione del Teatro Pedagogico nelle Scuole Superiori, l'Associazione Spartiacque e Will Tux. Inoltre, da quest'anno il percorso formativo è stato incluso nel progetto Preformare, cofinanziato per il triennio 2017-2019 da Fondazione Cariplo tramite Fondazione Pro Valtellina, con capofila l'Associazione Alpinscena e partner il Comune di Sondrio. Teatro Incontro compie 10 anni, un anniversario davvero significativo, e credo che sia importante fare un po' di memoria agli anniversari. Non è il caso qua di fare tutti i particolari di questi 10 anni, con tante difficoltà e anche però tanti risultati positivi, ma solo memoria della partenza. Nel lontano 2004 il CSV LAVOPS, che io rappresento in questo momento, organizzò un campo estivo a Plesio per 14 ragazzi, scommettendo proprio sulla forma del linguaggio teatrale. Alla fine dell'esperienza, questi 14 ragazzi, con molta insistenza, hanno chiesto di continuare. Quindi abbiamo pensato che, anche come centro servizio per il volontariato, era bene raccogliere questo, mettersi in gioco con i ragazzi per cercare un linguaggio insieme,
condividendo i valori della solidarietà e dello stare insieme, appunto. Quindi abbiamo sviluppato l'iniziativa coinvolgendo altri soggetti che hanno a cuore, che sono responsabilizzati sull'educazione, come le scuole, e provvidenziale poi è stato il sostegno di Fondazione Creval, che da subito ha creduto e sostenuto fortemente questo progetto. Oggi, come si può vedere, si sono aggiunti tanti altri soggetti e questo dà una speranza concreta di continuità. Io credo che fare volentieri qualcosa insieme, con l'entusiasmo e l'originalità dei giovani, in questo momento aiuta a superare tutte quelle paure che purtroppo ci sono, che ci circondano e anche ci paralizzano. In questo senso il teatro è un'energia positiva. Sei tu! Il percorso del decennale di Teatro Incontro non si ferma al sociale di Sondrio, ma prosegue per la Sicilia, dove dal 5 al 9 maggio 2017 una rappresentanza di 120 studenti porterà in scena una replica dello spettacolo alla 22esima edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, nell'antico e prestigioso Teatro Greco di Palazzolo Acreide a Siracusa. Yeah, yeah!